Senatore, allora ultime battute, ultime ore di questa campagna elettorale. Il motto è dalla Capitanata al Salento, un grande sud. Come sta andando? Quali sono i sentori della vigilia? Penso che il centrodestra sia in una fase di forte recupero. Penso anzi che ci siamo in fase di sorpasso. Perché noto intorno, in particolare al Grande Sud e di conseguenza al centrodestra, un entusiasmo crescente, perché il Grande Sud è, per l'elettore viene, ed è così, viene concepito come la novità di questa campagna elettorale. Una novità perché per la prima volta c'è un partito territoriale del Mezzogiorno d'Italia che si presenta a rappresentare non solo le criticità del Mezzogiorno stesso, ma anche le soluzioni. Soluzioni che segnano una discontinuità rispetto a quella che è stata l'attenzione delle varie politiche degli ultimi 40-50 anni nei confronti del Mezzogiorno d'Italia. Una discontinuità che vedono invece un nuovo modello di sviluppo con la partecipazione del territorio, un nuovo modello di sviluppo che nasce dal basso, appunto responsabilizzando la classe dirigente del sud. Senta senatore, ormai siamo veramente proprio a poche ore dal voto, però c'è ancora una soglia di indecisi. Come convincerli? E soprattutto dobbiamo raccogliere anche voti un po' di qua e di là, visto che poi ci sono movimenti politici che si sono disgregati in queste ultime ore. Il caso di Oscar Giannino la dice lunga. Sì, c'è ancora, nonostante mancano solo 2-3 giorni, c'è ancora una forte percentuale di elettorato che non sa per chi votare, così come c'è ancora una percentuale di astensionismo un po' troppo alta. Noi pensiamo di recuperare una buona parte dell'uno e dell'altro in queste ultime ore. Noi, con l'aiuto anche dell'entusiasmo che sta montando nei confronti del Grande Sud e che può agire nei confronti di questa massa di indecisi e di questa massa di elettorato che non può, non vuole ancora votare, può agire nel senso di portarle, di contribuire a portarle alle urne e di farle votare per il Grande Sud e per il centrodestra. Ultimissima battuta, senatore Morra, per il territorio. Il Grande Sud è il territorio, quindi una continuità di azione. Beh, per quanto mi riguarda sì, perché la mia politica è stata sempre comunque rivolta al territorio. Io dal territorio sono partito con le mie esperienze di sindaco, prima di presidente della comunità montana, poi per finire come consigliere regionale e poi come parlamentare. Ma comunque ho avuto al centro della mia azione politica sempre il territorio e oggi con il Grande Sud ripartiamo appunto dal territorio. Senatrice, allora Capitanata Salento, la Puglia è bella ma è stretta e lunga, è difficile da percorrere. Come sta andando? Ultime ore di campagna elettorale. Io credo che stia andando abbastanza bene, lo sento non solo dalle notizie che abbiamo dall'esterno, che sono particolarmente confortanti, le devo dire, ma lo sento anche dalla gente, perché pur essendo un periodaccio, ma veramente brutto in ogni senso, non solo meteorologicamente, ma anche come umore della gente, noi stiamo riuscendo ad avvicinare tanti che semmai si erano completamente allontanati dalla politica e che un motivo, che è quello dell'attaccamento alla propria terra, lo stanno trovando proprio negli obiettivi che noi proponiamo. Comunque è centrodestra. Quali saranno i temi principali che dovrà affrontare il Grande Sud al governo? Ma guardi, per noi essenzialmente partire dal riequilibrio dell'interesse politico e quindi degli interventi che debbono essere fatti nel sud d'Italia per fare in modo che l'Italia sia realmente nei fatti tutto uguale, a partire per esempio dal grande piano delle infrastrutture, dal piano per il turismo e i beni culturali, da quello che può essere il piano soprattutto per porti, aeroporti
cioè tutte quante quelle situazioni di favore che si devono creare se si vuole fare realmente sviluppare un territorio. Non chiediamo denaro in più, chiediamo soltanto quello che ci compete in termini di ordinarietà, perché siamo un resto, un terzo dell'Italia, e in termini anche di attenzione da parte dell'Europa, che ancora ci considera delle aree depresse e quindi con degli interventi particolari e straordinari. Speriamo naturalmente che al di là del governo che verrà possa venire anche una nuova regione che sia maggiormente interessata allo sviluppo del territorio e meno interessata alle televisioni. Senta, al di là della promessa di Berlusconi di restituire l'IMU, noi parliamo invece dell'IMU per gli agricoltori, l'impegno quale sarà il vostro? Ma guardi, noi abbiamo già presentato a suo tempo un emendamento che era proprio per evitare che gli agricoltori, che i terreni agricoli, che gli insediamenti agricoli fossero gravati ulteriormente anche da questa tassa. Purtroppo non abbiamo avuto fortuna perché c'era una tale maggioranza bulgara che non si guardava neanche il contenuto degli emendamenti. Oggi ci fa piacere che in campagna elettorale riscoprano dei temi che noi faticosamente avevamo cercato di porre all'attenzione dei nostri colleghi. Se troviamo buona compagnia possiamo portare avanti questo problema. Ultima battuta, bisogna convincere ancora gli indecisi e quelli che non vogliono votare. E fanno malissimo, farebbero malissimo se non andassero a votare, perché si assumerebbero una grossa responsabilità, quella di non consentire ad uno schieramento, naturalmente io mi auguro che sia lo schieramento di centrodestra, di poter avere quella maggioranza che la legge consente e quindi di fare andare a governare con un numero sufficiente di deputati e di senatori. È una responsabilità grossissima, perché se hanno letto bene oggi sui giornali c'era proprio colui che ritiene di interpretare l'antipolitica, il quale ha detto in maniera molto chiara: guardate che tanto fra 6 mesi si vota di nuovo. Io mi auguro che non si voti, ogni elezione costa almeno 3 miliardi all'Italia, mi piacerebbe pensare che quei 3 miliardi fossero destinati al lavoro e all'occupazione.